30 anni fa, 30 aprile del 90. Che partita c'era? Ti dico solo questa cosa qua. Giuliani. Adesso. Secondo, Ferrara Francini, Fusi. Ci siamo? De Napoli. La coppia d'attacco era Carnevale Careca. E tra le linee... un attimo, ma qua non era pieno, No, questo glielo sono la porzione per domani. Come ora? Che state facendo? Tu stai mangiando? Dicevo, ce l'avevi dentro. Perché tra le linee il numero 10. Oggi ho visto il video che ha messo. Diego Armando Maradona. Secondo scudetto, 16 gol, Cammello. Con tantissimi, Calcio non si ferma, lo puoi limitare. Tanti difensore e c'è sempre il libero. Ma no, che robe. Doppia, poi stringe il tempo. Poi loro avevano Ferrara, Ciro e Francio. Poi c'era Corradini e Baroni. Sai che randellate. Cioè, loro impostavano loro, perché loro, allora, io ho giocato con Francini, cioè, okay. Guarda che Ferrara, tu lo sai, giocava il calcio, allora Baroni era un libero coi piedi che prima giocava. C'era Renica, però sì, prima c'era Renica l'altra volta, però Francini giocava e Corradini giocava, poi dopo lì avevano due mezzali, Crippe de Napoli, che non è che menavano, solo andavano, solo che c'è un problema, cazzo, con Maradona te pensa che squadra che avevano. No, era una gran squadra. Vedere quel stadio là, la pelle d'oca. Oggi guardavo il video di Diego che ha postato. Io ho scritto grande Diego, incredibile. Ma hai visto? Avevo la pelle d'oca. Ma l'ho visto 100 volte, quei video l'ho visti 100 volte. Ma la gente che c'era, la bolgia che c'era, è incredibile. Non esiste. Non esistono queste robe qua. Queste cose bella, succedono. Bella. Queste cose succedono una volta nella vita, di queste robe qua non succedono. Sono degli incanti, non sono degli incastri, sono degli incanti, che è diverso. 7 anni a Napoli è una roba, cioè stadio tutto esaurito per 7 anni di fila, ragazzi, incredibile, ragazzi, che storia.